Di che dobbiamo parlare? Del coronavirus? E che ne parliamo a fa? Non l'hai visto? Che sanno già tutto? Tutti danno consigli? Saputelli, ascoltate la nonna. La giusta epidemia. Chi se la scorda la peste di Milano? Ah, che nipoti miei. Renzo e Lucia. Ti ho salvato per miracolo. Grazie ai consigli miei. Vai, vai, attacca. Consiglio numero uno, dovete lavare le mani. E che è una novità, quante volte ve l'ho detto io? Se lavate le mani, non perché c'è il coronavirus, per sempre. Se lavate le mani, andate a lavare. Secondo consiglio, quando starnutite, dovete starnutire nel gomito. Non è coronavirus, educazione. Quante volte vi ho detto, metti la mano davanti? E mo vi dico, metti il gomito davanti. Ma metto il ginocchio? E mettevo il ginocchio davanti. Non più figo, perché potete fare... E ciung! Ui, com'è figo? Un starnuto che me ne frega? E ciung! Terzo consiglio, per un poco di tempo dobbiamo evitare baci e abbracci, perché hanno detto è pericoloso. E noi che potremmo fare? Quando ci vediamo, invece dei baci e abbracci, facciamo l'occhiolino. Uee, zia Maria! E non ci tocchiamo. Hai mangiato, bella nonna? Come stai sciupato? Ti piace? Facciamo così. Una cosa importante, non discriminiamo le etnie per il coronavirus. Noi che siamo abituati a essere discriminati, vogliamo essere noi a discriminare? Ma il virus è colpa dei cinesi, un'altra cosa è colpa dell'africano. Ricordatevi, il coronavirus passa, la discriminazione resta. Non c'è sta vaccino, la quarantena. Che faccio 14 giorni a casa? Approfittate, potete vedere la puntata, pulite i vetri, ma soprattutto a me mi mettete in quarantena 14 giorni e faccio per pietare il sugo. 14 giorni. Arriva a Pasqua, è una crema. Dopo 14 giorni che pipiteia, me lo vendo a peso d'oro. Attica mucchina, 100 mm di ragù, 400 euro. Sto scherzando, lo do gratis. Carne di vaccino e di mucchina, una mucca piccola. La mucchina. Purtroppo in questo periodo dobbiamo rinunciare a delle abitudini. Come? Fazzoletto nella manica? Sicuro che non lo posso tenere. L'ho tenuto una vita. Butto? Ognuno deve fare il suo dovere. Qui, non mi sono commossa. Non posso asciugare il naso. Vi volevo dire l'ultima cosa. Per me, tutti i nipoti sono dottori. Dottori, ma non medici. Avete capito? Non è che avete letto su internet e mo siete scienziati. Sarebbe bello. Allora avrei tutti i nipoti laureati. Ascoltate i medici. Oppure a nonna. Perché dove non arriva la medicina, arriva la civiltà. Amici che state al nord, fuori sete e non. Non andate in panico. Se finiscono le scorte nei supermercati, ci siamo noi. E vi mandiamo un pacco da giù. Per noi, siete tutti tutti parenti. Siete pure sede? Te vanno pa. Siete al nord? E te vanno pa. Sei cinese? Scherzetto. È carnevale. Sei cinese? Perché due pacchi? Per mi aiutare. Adesso vi saluto con un gran abbraccio.